tutti noi molto forte, anche per me, non solo come sindaco, ma come coetaneo di Davide, con il quale abbiamo un anno di classe insieme, abbiamo condiviso un percorso scolastico, vedo qui anche tanti compagni di Davide. Non è facile. Non è facile per me dal punto di vista istituzionale, abbiamo proseguito quello che anche la precedente amministrazione aveva voluto, con un'altra estimazione, quello scolastico che poi un percorso accidentale, quindi abbiamo scelto di seguire un'altra linea, individuando il parco fluviale appunto come zona per non solo per conservare il ricordo di Davide, ma per raccogliere il messaggio più forte, più grande. Qualcuno l'ha detto prima, grande messaggio di libertà che dalla sua esperienza di vita veniva fuori, un messaggio di apertura al prossimo, di apertura agli altri. Per me oggi non è facile, come dicevo prima, perché non riesco a spogliarmi dal mio ruolo di primo cittadino e di continuare a ricoprire e gestire quel ruolo di studente del liceo classico che coetanei di Davide, dicevo prima, 77, quotidianamente lo incontravo per quei corridoi, per quelle aule, condividendo momenti, pur essendo in classi diverse, condividendo amici. E il pensiero di Davide, il ricordo di Davide, che subito mi venne agli occhi quel giorno, quella tragica giornata, io all'Aquila, mi diede notizie sul sito e poi purtroppo abbiamo saputo questa tragica notizia, il ricordo più bello, che è quello che immortalato di questa straordinaria foto, è il suo sorriso. Un sorriso straordinario che manifestava all'esterno una bontà d'animo e un altruismo che poi hanno caratterizzato tutta la sua vita. Il messaggio più grande che esce dalla sua esperienza di vita. E quel sorriso lo porteremo sempre nel nostro cuore. Quel sorriso è il disegno che ci lascia e che, ripeto, è stata la sua vita. Abbiamo parlato di, qualcuno ha parlato di eroe, Davide è un eroe, ma è un eroe nel senso più vero del termine, perché quando noi utilizziamo il concetto, la parola di eroe, inevitabilmente immaginiamo qualcosa di irraggiungibile, perché Davide è arrivato a donare se stesso fino a donare la propria vita, con l'altruismo, con il senso di appartenenza e di vicinanza al prossimo, che ha dimostrato anche nel momento pochi giorni prima della sua scomparsa, della tragedia di Rigopiano. Davide è stato un eroe perché ha dimostrato fino alla fine che si è eroi solo ed esclusivamente, eroi raggiungibili, eroi quotidiani, se si porta fino in fondo il senso del dovere, dentro se stessi e lo si trasmette agli altri. Si è eroi oggi solo ed esclusivamente se abbiamo la forza quotidiana, e lo dico soprattutto ai nostri ragazzi perché a loro va il messaggio dell'esperienza di vita di Davide, solo ed esclusivamente se siamo in grado quotidianamente di dare uno schiaffo al male del nostro tempo che è l'indifferenza. Si è eroi solo se siamo in grado di non voltare la faccia rispetto a chi ha bisogno. Si è eroi soltanto se siamo quotidianamente disponibili a donare noi stessi, una parte del nostro tempo, no? Non la nostra vita, questo appartiene a pochi eletti, Davide è uno di questi, agli altri, a chi è in un determinato momento più in difficoltà. Questo è il messaggio più grande che viene dalla vita di Davide, che noi dobbiamo cogliere, non solo ricordandolo oggi, ogni anno, questo tragico 24 gennaio, ma ricordandone quel sorriso e quel forte sentimento della sua anima, perché sia un messaggio per noi per poter replicare quotidianamente, per quello che possiamo fare, la sua esperienza di vita. Per questo grazie Davide, ci manchi, ma anche a tutta la nostra città, che è orgogliosa di averti come cittadino. Grazie.